battermi, tamburo maggiore! Wow, papà! È davvero stupefacente! Oh, è solo una cosettina che ho costruito! Che vinca il manifesto migliore, Norman! Oh! Norman, dove te ne vai adesso? A fermare quel manifesto! Ah, adesso Mike vedrà chi è il manifesto migliore! In fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul molo di Pontypandy. Presto, evacuate la zona immediatamente. Malcolm, aiutami ad attivare il secondo cannone ad acqua di Titan. Beh, non sono un pompiere addestrato, Sam. Lo so, ma dobbiamo sbrigarci. La sicurezza di Pontypandy è a rischio. E muoviamoci! Ben, portaci a distanza di sicurezza. Ok, Malcolm, tienilo fermo, mira e spara. Penny, non riusciamo a raggiungere le fiamme sull'altro lato del camion, perciò proveremo a raffreddarlo fino al vostro arrivo. Siamo quasi arrivati, Sam. Dobbiamo domare le fiamme con la schiuma, Elvis. Ricevuto, Penny! E ora spegniamo anche queste fiamme più piccole! L'incendio è spento, Sam! E l'autocisterna si arrabbia! Questo progetto è stata una mia idea! Tocca a me guardare il portatile per primo! Sì, va bene, ma io voglio vedere il mio panino! Se adesso non la smettete di litigare, io non farò più toccare il portatile a nessuno dei due! E poi ci hai messo i cetriolini. Almeno io so fare un panino. Io l'ho fatto la settimana scorsa. Intendi quella cosa disgustosa? Pontypandy, abbiamo un problema. Mi domando dove sia finito Tom. Dovrebbe essere già arrivato ormai. Stazione di soccorso a Wallaby 2, in ascolto. Wallaby 2, in ascolto. Tom? Non avevo ancora finito! Hai avuto il tuo turno! Smettetela voi due! Attento! Penso che tra un minuto impazzirò! Ehi! Cosa sta succedendo? Mi sentono fino a Newtown. Oh, è stata una mia idea inviare un panino nello spazio! Però sono stata io a farlo! Ma ci hai messo i cetriolini dentro! Ok, d'accordo, calma. Qualcuno ha parlato di un panino nello spazio? Mi piacerebbe tanto vederlo. E magari potremmo condividere il computer. Idea, agente Malcolm. Sono desolato. Le parti elettriche sono andate. Lancerò un razzo di segnalazione. Non preoccuparti. Qualcuno lo noterà. Almeno spero. Si sta reintroducendo nell'atmosfera. Forza, piccolo panino spaziale. Sì! Eccolo lì! Ce l'abbiamo fatta! Adesso battete il 5! Oh, un momento, che cos'era? Torniamo indietro di una foto? Affermativo! Che cos'è?
Una cometa? No, Sara, quello è un razzo. È l'immagine del Monte Pantipandi! Qualcuno è in grave pericolo! Credo proprio di sì. Avvierò una missione di ricerca e soccorso. Beh, non posso farlo da solo. Dobbiamo chiamare il pompiere Sam. Un razzo di segnalazione è stato avvistato da un panino nello spazio. Si richiede l'avvio immediato di una missione di ricerca e soccorso. Un razzo di segnalazione è stato avvistato da un panino nello spazio. Si richiede l'avvio immediato di una missione di ricerca e soccorso. Credevo di averle sentite tutte ormai. Deve essere Tom. Insieme alla sua volpe ferita. Alla stazione ferroviaria di Pantipandi. Andiamo, prendiamo Venus. Bravo, Radar. Adesso salta. E dentro il tunnel. Urrà! Sì, davvero ottimo lavoro, Radar! Pompiere Sam, c'è un incendio alla stazione ferroviaria! Penny e Arnold hanno bisogno di rinforzi! Ricevuto, signore, stiamo arrivando! Scusate, ragazzi, ma il dovere ci chiama! Andiamo, Radar! Elvis, l'incendio va verso la fornitura di carburante di Bessie. Devi tenere le fiamme lontane dalle bombole. Ricevuto, Sam. Arnold, spegni l'incendio sul prato. Penny, aiutami con le fiamme più grandi. Ricevuto, Sam. Sam, l'incendio si propaga ancora. Le bombole sono salve! Ottimo lavoro, Elvis! Ora aiuta Arnold a spegnere l'incendio sul prato! Ricevuto, Sam! Complimenti, squadra! Eccoci qua! Salsicce piccanti grigliate alla fiamma per tutti! E cucinate su un braciere come si deve, giusto? Oh, hanno un profumo così buono! Ecco, vi ho riportato il vostro pollo. Oh! Scusa, Gareth. Neanche un uomo selvaggio lo vorrebbe. Oh, Nipper! No! Gareth, credo che tu debba essere un po' più autorevole con Nipper. I cani obbediscono con una buona educazione. Oh, sì! Sam è un fantastico educatore per i cani. Avresti dovuto vederlo prima con Radar. Oh, no! Radar ha preso le salsicce! Che cosa... Radar, torna indietro! Torna indietro! Ah, torna indietro! Moose, hai ancora quella patata? Certo che ce l'ho! Beh, credo che andrà bene con la salsa al peperoncino. Torna indietro! Radar, il cibo è per le persone, non per i cani! Attenzione, vigili del fuoco! Oh, cos'è successo ora? Derek Price è stato spaventato da alcuni dinosauri, trasportato via da uno pterodattilo ed è rimasto intrappolato sulla scogliera dell'isola dei dinosauri. Voglio dire, dell'isola di Pantipandi. Coraggio, squadra, all'isola di Pantipandi! Dirigiti ai piedi della scogliera, Ben. Noi andremo in cima. Ricevuto, Sam! La corda è a
assicurata, Sam! Resta fermo, Derek! Ci stiamo calando giù! Derek, presto ti porteremo in salvo. Sei pronto, Derek? Prossima fermata, Titan. Ancora un pochino, Derek, attento. Sei in salvo adesso. Ottimo lavoro, squadra. Ci ritroviamo tutti alla spiaggia. Ricevuto, Sam. Avrei tanto voluto fare un tentativo all'esercitazione con i bersagli. Sentite, so che non mi credete, ma c'era un dinosauro che mi dava la caccia. Tutte sciocchezze, Derek, e tu questo lo sai. Beh, chiedete anche a Norman, ma credo che il dinosauro lo abbia già catturato. Beh, ecco, forse non si trattava di un vero dinosauro. Cosa? Oh, tu razza di... Ah, hai visto, Norman? Può accadere qualsiasi cosa quando spaventi le persone. E in alcuni casi può essere davvero pericoloso. Mi dispiace tanto, pompiere Sam. E scusami se ti ho spaventato, Derek. Beh, direi che per oggi può bastare con i dinosauri. Pterodattilo! Lo prenderò! Ups! Scusami, Norman! Coraggio, Norman! Potrebbe essere divertente per l'addestramento con i bersagli. È una buona idea, Penny. Posso andare per primo, Sam? Posso? Non mi fanno mai provare! Per favore! Oh, ma certo che puoi, Elvis. Allora, chi andrà per secondo, quindi? Sasso carta forbici, Penny. Sasso carta forbici, Sam. Ricevuto! State indietro e non muovetevi! L'incendio si è spinto in entrambe le direzioni! Arnold, Ellie, spegnete le fiamme sull'erba! Elvis, Penny e io ci occuperemo degli alberi! Muoviamoci! Pronti? Pronti! Non riusciamo a estinguerlo, Sam! Raggiungeranno la zattera! Penny, prendi Venus e spegni il fuoco dall'altro lato! Ricevuto, Sam! Gli alberi sono spenti. E l'incendio sul prato è estinto. Urrà! Forse adesso potremo provare a navigare quel fiume. A quanto pare è questo la causa dell'incendio. È stata colpa mia, zio Sam. Ho usato il caricatore rotto di papà per caricare il tablet. James... Questo caricatore aveva dei fili difettosi che hanno acceso le fiamme. Devi assicurarti che tutti i cavi elettrici siano sicuri prima di utilizzarli. Sono davvero molto dispiaciuto, zio Sam. James, dovete ancora completare la vostra prova. La zattera deve navigare fino a raggiungere il ponte. Sì! Che il viaggio inizi! Congratulazioni! Il premio per la costruzione di una zattera è vostro! Urrà! Bene, ragazzi, possiamo andar via. Voglio solo far sapere al capitano Steel che Jupiter sta bene. Probabilmente è in ansia. Questa è l'ultima camicia pulita. Devo solo stare alla larga da Credlington. Capitano! Oh! No! Credlington! Hanno localizzato Dolly e ora si accingono alla discesa.
più avvincente a Ponti Pandi oggi. Fatto una perfetta piramide di sottoceramica. Oh! Oh no, i miei vasetti. Oh! 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 Santo cielo, santo cielo, santo cielo! Presto, meglio chiamare il pompiere Sam. Un trampolo a molla con motore a razzo ha preso fuoco nel supermercato e Divis Price è rimasta chiusa all'interno. Un trampolo a molla con motore a razzo ha preso fuoco nel supermercato e Divis Price è rimasta chiusa all'interno. Penny, Ellie, andiamo, useremo Jupiter. Ricevuto, Sam. Non preoccuparti, Norman. La tireremo fuori. Andiamo, andiamo! Oh, spero che la mamma stia bene. Dennis, riesci a sentirmi? Io fermo il trampolo a molla. Voi portate Dennis in salvo. Ricevuto, Sam. Fa attenzione da quella parte. Avanti, Dilys. Mantieni la calma e vieni con me. Mamma! È magnifico! Oh, che bello che sei felice di riabbracciarmi, tesoro. Sì, certo, è grandioso. Ma guarda il pompiere Sam! Devo fare uno scoop! Oh, andiamo! Qui andrà bene, è il posto perfetto. Ed è tranquillo e silenzioso. E c'è anche un ruscello. Posso insegnare al mio fratellone dei trucchetti per la pesca. Da questa parte, cadetti! Oh, Sam! Scusate, non volevo certo disturbarvi. Ah, non si preoccupi, signore. Eravamo di passaggio. Vero, Charlie? Certo, Sam. E ora, cadetti? Questa radura è il luogo sicuro perfetto per insegnarvi come si accende un fuoco da accampamento usando solo le pietre focaie. Dunque, vediamo. Dovete strofinarle in questo modo per provocare una scintilla. Scommetto che io ci riesco. Io potrei farlo meglio. Ah, sì, ci siamo. Spero che sia più bravo a spegnere i fuochi di quanto non sia ad accenderne, Capitano Steel. Sì, certo, il concetto è chiaro. E ora, cadetti, torniamo in spiaggia per un addestramento sulla sicurezza. Elvis, dobbiamo prendere dei fiammiferi dalla barca. Andiamo, cadetti, seguitemi. Scommetto che riuscirò ad accendere un bel fuoco prima di te. Io scommetto di no. James! Sara! Dai, venite! Sapevo che non eri capace. Ci sarei riuscito se avessi avuto più tempo. Ci siamo, Penny. Ora dacci dentro. Ricevuto, Ben. Grazie, Penny. Nessun problema, Mike. E sta attento a quelle onde. Tranquilla, lo farò. Ah, un posticino tutto per noi. Possiamo finalmente rilassarci. Oh no, non ci posso credere. Guarda, un incendio. Ah, qui non ho segnale. Nemmeno io. Dobbiamo mettere al sicuro i cadetti. Ma come faremo a trovarli? Shh, senti. Il mio sarebbe molto meglio. No, non è vero. Da questa parte. Ottimo.
ottimo lavoro, Ben. Lo stesso vale per te. Speriamo che sia una giornata più tranquilla d'ora in poi. Ecco fatto. Che succede? Finito! Ho vinto! Ma i violi non sono stati inseriti correttamente! Capitano Steel, c'è un incendio sull'isola. Un incendio? Credlington, tieni i cadetti in salvo. Noi andremo a prendere le barche. Non si può, signore. L'incendio blocca la strada. Questo significa che non possiamo lasciare l'isola? Temo di no, Elvis. E i telefoni non hanno segnale. Seguitemi. C'è soltanto una direzione in cui andare. Spero che a Pontypandy abbiano avvistato l'incendio. Qui c'è scritto che dovresti indossare questa imbracatura. Andato. Ah! Alla rallentatore! Ah! Io continuo a girare, girare, girare! Ah! E adesso ho anche una mosca nel naso! Devi tenerti ai manubri per smettere di girare, Norman! Non riesco a tenermi! Sto penzolando da un ramo altissimo e ho ancora la mosca nel naso! Quindi chiamo il pompiere Sam! Ecco io! Oh, santo cielo! Sarà meglio preparare al capitano Steel una tazza di tè, Elvis. Oh, ecco, così, piano. Sto preparando il tè, signore. Oh, sì! Norman Bryce è precipitato dalla teleferica del destino e ora è appeso ad un albero. E anche una mosca nel naso. Penny, tu prendi Venus. Ellen, seguila con l'ambulanza del soccorso alpino. Io vado con Tom sul Wallaby 2. Ricevuto, Sam! È caduto nel fiume! Devo avvicinarmi il più possibile! Ricevuto, Sam! Aiuto! Sì, è sufficiente, Tom! Ora mi tuffo! Sam! Penny, Sam e Norman sono nel fiume! Ricevuto, Tom! Allora proverò a intercettarli a valle! Ora stai calmo, Norman. Vedrai che andrà tutto bene. Siamo dei pompieri di Pontypandy. Dunque, si apra! Evviva! Oh, meraviglioso. Potete farvi fotografare con i vigili del fuoco e i loro veicoli. E ricordate, potete anche comprare una tazza che ritrae il mio volto. Oh, ma che bella tazza. Tu non puoi guidare Hydrus, tenaglia. E abbiamo anche una sorpresa speciale che sta arrivando in caserma proprio in questo momento. Molto interessante. Scusatemi! Snack di fuoco in arrivo! Ehi, voi due, offriteli a tutti. Sì, sì, mamma. Devo dire che hanno un aspetto magnifico. Ma devo avvisarla, capitano Steel. Sono un tantino... infuocati. Certo, questo non mi spaventa. Niente di meglio di uno snack piccante per infiammare la giornata, giusto? Brucia! Sono troppo piccanti! Acqua! Acqua! Sto bruciando! Oh, credo proprio di sì! Spostati! Dammi quella!
Snack di fuoco? Oh! Tu sai a che cosa serve questo spazio, Penny? Non ne ho idea, Sam. Eh? Bella moto! Voglio che tutti voi diate un caloroso e pontipandioso benvenuto al nostro poliziotto, l'agente semplice Malcolm Williams! Salve. Benvenuto a Pontipandi! Salve a tutti! Uno snack di fuoco? Oh, molto volentieri, grazie! Ah, gustoso! Mamma mia! Credo proprio che la mamma abbia preparato degli snack un tantino troppo infuocati. Acqua, acqua, ghiaccio, ghiaccio. Acqua, acqua, ghiaccio, poi ancora ghiaccio. Ragazzi, non sta andando molto bene. Tranquilla, mamma. Dobbiamo solo tornare in trattoria e preparare altri snack di fuoco. Dobbiamo avviare una missione di ricerca e soccorso. Partiamo subito, signore. Sistemi di galleggiamento d'emergenza. Attivazione. Ecco fatto, Anna. Vogliamo aspettare di fuori? Un momento. Guarda, la tartaruga. Ha un pezzo di plastica incastrato a una pinna. Papà, dobbiamo aiutarla. Ben, le tue coordinate? Sono a est dell'isola di Pontipandi, ma nessuna traccia di loro, Sam. Penny ha avvistato qualcosa a nord. Negativo, Ben. Niente finora. Sei sicura che non vuoi che lo faccia io, Anna? No, papà. Sai che io nuoto molto meglio rispetto a te. E non voglio perdermi l'incontro con questa tartaruga. Ciao, piccola! Vieni qui. Oh, sei un animaletto così carino. Ferma, ti levo questa plastica. Fatto. Non c'è di che, piccola. La tartaruga è salva! Adesso però dobbiamo salvare anche noi. Ecco la soluzione! Quello era un razzo, qualche chilometro a sud dell'isola di Pontipandi. Stiamo arrivando, Tom. Siamo qua giù! Li ho trovati, Sam. Segui la mia posizione. State bene voi due? Stiamo benissimo! Grazie, pompiere Sam! Ho appena visto la tartaruga! E le ha anche tolto un pezzo di plastica di dosso! Ottimo lavoro, Anna! È a questo che serve la squadra Oceano Pulito! Ora vi facciamo salire a bordo di Neptune. Poi Titan rimorchierà il vostro Submaster fino a Pontipandi. Beh, penso che mi rilasserò sulla grande sedia bianca di plastica appena pescata. Se n'è andata via un'altra volta, Sam.